È deceduto nelle prime ore di oggi Massimo Giustetti, vescovo emerito di Biella, dal pomeriggio di ieri ricoverato all'ospedale per emorragia cerebrale. Dovrebbero ormai chiudersi le indagini sulla rapina alla farmacia Marinoni di via Ivrea a Biella dopo l'arresto a Milano del pregiudicato novarese Giovanni Marcarini. Occasioni di feste e di bilanci dei vigili del fuoco di Biella oggi nella ricorrenza del patrono di Santa Barbara. Mentre oggi a Palazzo Madama si torna a parlare del riordino delle province, si affaccia anche l'ipotesi dell'abbandono del progetto, controproducente come riduzione della spesa pubblica. La nazionale di basket torna in campo a Biella per gli All-Star Game, un premio alla città e alla regione dove il basket ha un grande significato agonistico e sociale. A tutti un cordiale buongiorno e benvenuti all'appuntamento in diretta con il telegiornale. Sarebbero ad una svolta decisiva le indagini sull'autore della rapina che è avvenuta nei giorni scorsi alla farmacia Marinoni di Biella. I particolari ce li racconta Elena Lovero. Dovrebbero al più presto concludersi le indagini sulla rapina alla farmacia Marinoni di via Ivrea a Biella, avvenuta il 20 novembre, dopo che sabato è stato ferito in uno scontro a fuoco a Milano Giovanni Marcarini, pregiudicato novarese 45enne, sospettato di essere l'autore della rapina. Sarebbe infatti lui l'uomo che è entrato a volto scoperto in farmacia e si è fatto consegnare circa 2.000 euro in contanti dalla commessa, minacciata da una pistola Bruni calibro 7,65, con matricola Brase e soprattutto con colpo in canna, prima di darsela a fuga su un'auto rubata. La stessa arma sarebbe stata usata nello scontro con i carabinieri a Milano. La squadra mobile della polizia mantiene uno stretto riservo sulla vicenda, ma parrebbero ormai esserci pochi dubbi sulla sua colpevolezza, vista la fisionomia, i tempi e i modi in cui si è svolta la rapina. Pare che l'origine della rapina a Biella vi sia stato il timore di tornare in carcere per scontare un arresto del maggio 2011 per rapina e porto abusivo d'armi. Profondo cordoglio nella comunità biellese per la morte di Massimo Giustetti, vescovo emerito di Biella. Il decesso questa mattina. Giustetti, dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale nel tardo pomeriggio di ieri, era ricoverato all'ospedale degli infermi. Nato a Riva di Pinerolo nel 1926, è diventato sacerdote nel 1950. Monsignor Giustetti è stato vescovo di Mondovì fino al 1986, da quell'anno ha poi guidato la diocesi di Biella fino al 2001, quando ha lasciato l'incarico all'attuale vescovo Gabriele Mana. Da alcuni anni era ospite della comunità di Muzzano. Torniamo a parlare di cronaca, nuova rapina questa volta in una tabaccheria a Cossato, un uomo a volto scoperto è entrato nel negozio dopo aver chiuso la proprietaria in bagno, ha rubato tabacchi e denaro per un valore di 5.000 euro. Ennesima rapina nel biellese. A Cossato è stata rapinata la tabaccheria Robioglio in via Martiri della Libertà. Un uomo tra i 40 e i 50 anni, a volto scoperto, è entrato in negozio e ha minacciato la moglie del proprietario, una donna di 51 anni, in quel momento sola, e l'ha trascinata in bagno, chiudendola dentro. Poi il rapinatore ha iniziato a fare razzia in tabaccheria, portando via l'incasso e numerose stecche di sigarette di varie marche, per un valore di 5.000 euro. Il ladro poi si è dileguato. Ora i carabinieri stanno indagando su quanto successo per riuscire a scovare il ladro, tra i quali la ricostruzione dell'identikit dell'uomo, visto che si è presentato a volto scoperto e che la donna lo ha visto in viso. Fortunatamente tutto il bottino era assicurato. Si torna a parlare del riordino delle province. A partire da oggi ricomincia la discussione nella commissione di Palazzo Madama con l'esposizione degli emendamenti da parte dei presentatori. Entro la fine della settimana è previsto il voto. Il complesso degli emendamenti dovrebbe poi arrivare nell'Aula del Senato la prossima settimana, ma visto proprio il numero di questi emendamenti presentati, considerato da più parte eccessivo, si prefigura per il decreto il via
libera attraverso la fiducia. Numerose anche le richieste di portare la vita delle province a fine legislatura, ma la maggior parte degli emendamenti sulle richieste avanzate dai senatori, tra queste anche quella del senatore Gilberto Pichetto per Vercelli e per Biella. Ed intanto alcune voci ipotizzano che alla fine di tante spinte diverse e contrastanti si abbandonerà il progetto di riorganizzazione delle province, perché il riassetto sarebbe controproducente proprio sul fronte che maggiormente si vorrebbe proseguire, quello della riduzione della spesa pubblica, che invece inevitabilmente pare salire. Ancora ci occupiamo di cronaca, ma questa volta per un momento di festeggiamenti. Infatti il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella questa mattina ha festeggiato il patrono Santa Barbara, un evento che ha visto il comandante provinciale fare un bilancio per il 2012, un anno caratterizzato da luci ed ombre per quanto riguarda anche in questo caso le risorse economiche. Ci troviamo alla sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dove questa mattina è stata festeggiata Santa Barbara, la patrona del corpo. Istituzioni e soprattutto molti bambini hanno partecipato all'evento. Calogero Turtunici, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, ecco un bilancio per quanto riguarda il 2012. Il 2012 è stato un anno straordinario perché abbiamo fatto grandi innovazioni nel settore amministrativo e questo ci ha consentito di risparmiare notevoli risorse da reinvestire in tecnologia e in più siamo riusciti ad assicurare, nonostante le grandi difficoltà che tutta la pubblica amministrazione ha nel reperire risorse, siamo riusciti ad assicurare un grandissimo impegno dal punto di vista del soccorso con apprezzamenti riconosciuti sia in ambito provinciale che in ambito nazionale. Ecco, questione tagli, tutto un po' le forze dell'ordine sono le prese con questo tallone d'Achille. Per quanto riguarda la situazione di Biella, com'è? Nella situazione di Biella abbiamo qualche debito sul settore energetico, ma l'amministrazione si sta interessando a livello nazionale a cercare di ripianare gli ultimi debiti che sono rimasti, ma la situazione credo sia abbastanza accettabile anche da parte dei creditori. Peraltro adesso dovrebbe iniziare quell'iter di certificazione dei crediti che dovrebbe risolvere a livello nazionale il problema dei debiti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione. Cambiamo argomento, ma purtroppo la notizia crisi ancora rimane. La situazione di forte crisi questa volta coinvolge la Croce Rossa di Biella e i consorzi che operano nel sociale e che vantano crediti importanti dalla regione. Un quadro pesante e insopportabile. Croce Rossa e consorzi socioassistenziali nel biellese si trovano in una situazione che sta diventando sempre più drammatica ed il rischio è che si determini una vera e propria paralisi delle loro attività. Il quadro è sempre più pesante ed insopportabile. La Croce Rossa vanta un credito complessivo per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre pari a 325.000 euro, dei quali 140.000 euro per Biella, 130.000 euro per Cavaglià e 55.000 per Cossato. Altrettanto drammatica è la situazione di trasferimenti in capo ai due consorzi socioassistenziali. L'Iris deve ancora ricevere un credito di quasi 5 milioni di euro. Cisabo vanta crediti per più di 1 milione 600 mila euro. Pesano senza dubbio le difficoltà finanziarie, ma questo non giustifica un ritardo di 2 anni che chiama in causa, evidenzia il consigliere regionale del PD Wilmer Ronzani, la responsabilità di un'amministrazione regionale che si rivela inadeguata ed inaffidabile. Tale situazione è la conferma di come alcune misure decise dal centrodestra, aggiunge ancora Ronzani, come la riorganizzazione del 118, presentate come funzionali alle necessità e possibilità di riorganizzare il servizio, abbiano finito unicamente per aggiungere nuovi problemi a quelli esistenti. I biellesi hanno dimostrato il loro grande calore, la loro stima per gli alpini. La brigata alpina Cadore ha sfilato lungo le vie della città prima del grande concerto al Teatro Sociale Villani.
Siamo qui in Piazza Cisterna, al piazzo dove si sta concludendo questi due giorni in cui abbiamo ospitato la fanfara alpina dei congedati della Cadore. Diciamo che sono state due giornate splendide, eccezionali, entusiasmanti, e mai come oggi posso proprio dire chi non ha partecipato ha fatto un grosso errore. E grazie a chi ha voluto invece essere con gli alpini nel ricordare i nostri primi 90 anni. Ed ora per la pagina della cultura vi parliamo di un grande evento, una mostra antologica del maestro Gastone Cecconello a Biella e a Vercelli, alle origini del mito, oltre 50 anni di carriera. Si è inaugurata presso lo spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la prima delle tre mostre antologiche dedicate al maestro Gastone Cecconello. Le opere esposte percorrono oltre 50 anni di carriera di un artista instancabile nella ricerca e nella sperimentazione espressiva. Estraneo per indole e per costume alle leggi del mercato dell'arte e delle apparenze sociali. Lo spazio cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è particolarmente lieto di ospitare oggi in anteprima la mostra antologica del maestro Gastone Cecconello. 50 anni di carriera e 70 anni sono un traguardo molto importante che l'artista celebra oggi con una grande antologica che coinvolge Biella e Vercelli, due città che in qualche modo hanno segnato la sua produzione artistica e la sua vita. Biella ospita due sedi importanti, il Museo del Territorio Biellese e lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che insieme compongono un affresco di quella che è stata da un lato l'opera dagli anni 70 ad oggi presso il Museo del Territorio e dall'altro nello Spazio Cultura una particolare esposizione dedicata all'opera grafica e scultorea di Cecconello. Si tratta presso lo Spazio Cultura quindi di un'integrazione particolarmente interessante che affianca e completa le due mostre principali che si svolgono appunto al Museo del Territorio di Biella e all'Arca di Vercelli. È stato con grande entusiasmo e con grande passione che la Fondazione si è messa a disposizione di questo progetto artistico e culturale che ha coinvolto anche l'associazione Vercelli Viva, dando vita a un percorso suggestivo e ricco di spunti. Sono moltissimi i lavori particolarmente interessanti e in qualche caso stupefacenti che gli spettatori biellesi potranno ammirare all'interno dello spazio che resterà aperto per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio anche durante i weekend, quindi un'occasione culturale particolarmente interessante per ammirare un'opera spesso inedita e sicuramente poco conosciuta. Successivamente l'artista, gli organizzatori e tutto il seguito si sono trasferiti al Museo del Territorio presso il chiostro di San Sebastiano per l'inaugurazione della seconda mostra dedicata al maestro Gastone Cecconello. Ancora un approfondimento con commenti e interviste catturate durante l'inaugurazione della mostra. Andrà in onda questa sera dopo le edizioni del telegiornale, dunque circa alle 19.45 e alle 23.30. Ancora lo sport, la nazionale di basket torna in campo a Biella per gli All-Star Game 2012. Giocare a Biella questa manifestazione significa premiare una città, una regione dove il basket ha un grande significato agonistico e sociale. Ed è stato questo il commento di Dino Meneghin, presidente della federazione. Mm.
È stata presentata presso la Sala del Consiglio di Palazzo Ropa a Biella l'edizione 2012-2013 del Beko All-Star Game, organizzato da RCS Sport e Lega Basket in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, che vedrà sfidarsi la nazionale italiana e la selezione dei migliori stranieri del nostro campionato. Siamo oggi qui nella sala consiliare a presentare uno degli eventi più importanti nel panorama non solo nazionale ma internazionale, All-Star Game, l'evento più importante per il basket. La città di Biella è sicuramente città del basket e quindi siamo onorati di poterlo ospitare qui nel nostro Pala Lauretano, una struttura adeguata a un evento come questo che richiamerà sul nostro territorio tantissima gente da tutta Italia. Siamo comunque anche molto onorati di aver coinvolto al massimo le scuole, proprio perché lo sport rappresenta un momento importante ed essenziale su quello che è il valore oltre il risultato dello sport stesso, e sicuramente oggi qui in sala consigliare viene presentato questo evento che avrà un grande impatto sulle scuole, sul territorio, visto che sono state coinvolte in modo particolare le scuole primarie e secondarie, e soprattutto è un vanto avere qui un personaggio importante come Dino Meneghin, che ha in qualche modo calpestato i campi nel miglior dei modi sia come giocatore e oggi come dirigente, e quindi sono molto lieto di potergli dare la parola e ringraziarlo per aver voluto scegliere Biella come sede nazionale degli All-Star Game 2012. Buongiorno, questo All-Star Game è un evento che la Lega ha voluto portare qui a Biella, e penso che la scelta sia stata ottimale, proprio perché qui c'è un palazzetto splendido, c'è un grandissimo tifo, una grandissima passione che non risale solamente all'altro ieri ma va indietro di decenni, quindi sono assolutamente certo che il palazzo sarà la città di Biella, ma non solo Biella, risponderà alla grande a questa chiamata, proprio perché domenica 16 dicembre si giocherà lo Star Game. È un momento assolutamente grande per il nostro basket, dove si vedranno in campo i migliori giocatori stranieri e i migliori giocatori italiani. Questa volta la nazionale messa in campo sarà una nazionale giovane, diciamo che è una nazionale che fa parte di una famiglia allargata, dove ci saranno i grandi senatori come i Bargnani, Bellinelli, Gallinari, perché sono impegnati nell'NBA, ma ci sono giocatori giovani che giocano nel campionato professionistico di Serie A. Grandissimo talento, grandissima voglia di fare, e quindi avranno il modo di confrontarsi con i migliori stranieri e capire qual è il loro grado di livello di questo campionato, in questo campionato professionistico. Quindi un invito a tutti i tifosi di basket, non solo di Biella, ma anche di tutta Italia, perché questo All-Star Game coinvolge tutta l'Italia, di venire a Biella in questo splendido palazzo e godersi di una giornata di basket vero, divertente, eccezionalmente forte. È tutto da parte mia per questa edizione, grazie ancora a tutti voi per averci seguito. Ci rivediamo alle 19:15, un buon pomeriggio.